che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua. Bentrovati cari amici di Studio 95 Merito TV e di Tele Bova Marina. Siamo qui oggi con il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere qui. E abbiamo tanto di cui parlare, anche perché da qualche giorno si è compiuto, diciamo, il secondo anniversario di questa nuova sua amministrazione. Però dobbiamo partire un pochino più dal passato, anche per capire com'era la condizione di questa città, come adesso e quindi come ci siamo arrivati, perché 5 anni fa circa c'è stato il commissariamento, quindi più o meno 3 anni sono stati di commissione antimafia, si è arrivato 2 anni fa alle elezioni con un paese che possiamo dire, ed è documentato anche dalle nostre immagini nel corso del tempo, che era veramente sull'orlo del baratro, sia nel campo sociale che nel campo pubblico in generale, quindi anche come strutture e come opere pubbliche che erano praticamente inesistenti o comunque distrutte e mai non c'è mai stato un minimo di cura. Avevamo per esempio le immagini della villa comunale che era completamente al buio, quando bastava semplicemente cambiare 2 lampadine. Questo lo dico perché poi con l'avvento della sua amministrazione è palese, è visibile, sono cambiate tante cose, però volevo sapere il suo parere, il suo ricordo di 2 anni fa, nel momento in cui è entrato per la prima volta nel municipio del suo paese come sindaco, come primo cittadino. Sì, 2 anni fa, il 26 maggio, sono stato eletto sindaco, quindi sono 2 anni ormai di amministrazione. Io, per la verità, farei un salto all'indietro ancora più lungo, nel senso che i commissari non è che sono arrivati nel nostro paese così, ma c'è stata un'amministrazione guidata dal dottore Giovanni Squillaci che è stata sciolta per mafia, scioglimento che l'ex sindaco non ha neanche impugnato, quindi quasi tacitamente, quindi un tacito consenso rispetto allo scioglimento. Quindi c'è stato un commissariamento, potremmo dire, di 6 anni, perché l'amministrazione Squillaci è stata un'amministrazione che non ha fatto nulla, anzi ha fatto solo danni, non solo dal punto di vista amministrativo, ma ha creato e alimentato divisioni nella nostra cittadina. Il paese che abbiamo trovato era un paese abbandonato, un paese, ne facevi cenno, un paese al buio, ma nel senso letterale del termine. Nei primi 15-20 giorni abbiamo sostituito 200-300 lampadine e le persone che mi incontravano nei primi giorni mi ringraziavano perché finalmente avevano vicino casa, sotto casa, lungo le strade l'illuminazione. Io all'inizio veramente, il primo e il secondo che si avvicinava a dirmi questa cosa, dico vabbè, insomma, si sa all'inizio quando c'è una nuova amministrazione. Ma poi il terzo, il quarto e il quinto, quindi ho capito che veramente erano mesi e mesi che non si cambiava neanche una lampadina e poi uno stato, ecco, dicevo, di degrado, ma non si poteva, neanche i locali comunali venivano puliti, quindi c'era anche un problema. Diciamo che la commissione era lì per l'ordinaria amministrazione, sì, ma non c'era ci siamo, insomma, rimboccati le maniche, sapevamo che il lavoro era difficile, ma con tanto entusiasmo, anche con il supporto, devo dire, della struttura burocratica, che spesso, insomma, si tende a parlare sempre male degli impiegati, però devo dire che la nostra
classe impiegatizia, diciamo, si dà veramente da fare, e anche con il supporto, devo dire, questa è una cosa, diciamo, molto bella, che tanti cittadini, soprattutto tantissimi giovani, ci hanno supportato e continuano a supportarci, ovviamente non tanto come un sostegno politico, ma come un sostegno per il bene della comunità. E una delle prime cose che abbiamo realizzato è stata l'istituzione della consulta giovanile. Quindi 2 anni fa, un paese al buio, c'è da dire, come dicevo appunto letteralmente, e uno dei primi interventi è stato proprio il ripristino dell'illuminazione pubblica. C'erano dei pali della luce che erano forse da più di 10 anni che erano posati, letteralmente ammassati, al campo sportivo, anche lì altra parentesi, campo sportivo inutilizzabile semplicemente, sì, perché non veniva tagliata l'erba, ed è stata sostituita tutta l'illuminazione pubblica della via principale, che è poi internazionale. Ma proprio quello che dicevo prima, con riferimento alla precedente amministrazione comunale, non è per fare polemiche, ma proprio come constatazione dei fatti, perché l'amministrazione Zavettieri, di cui io facevo parte, sono stato assessore per 5 anni, attraverso un progetto avevamo ottenuto la fornitura gratuita di circa 40-45 palle, non ricordo il numero esatto, pali anche, diciamo, artistici da posizionare lungo il corso Umberto I. E l'amministrazione Squillace ha pensato bene di lasciarli lì accatastati al campo sportivo. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di posizionarli. Poi, siccome qualcuno, insomma, diceva che comunque i pali già c'erano, quindi abbiamo pensato anche di, in corso di realizzazione, di completare l'illuminazione, quindi con dei pali artistici, su tutto il corso Umberto I, quindi che va dal caserma dei Carabinieri fino al bivio della strada per Bova, quindi sono in fase di conclusione, così come il campo sportivo, che era impraticabile. Addirittura i commissari avevano stabilito che chiunque volesse entrare nel campo a fare un giro sulla pista d'atletica, insomma a fare un po' di attività fisica, doveva provare di aver stipulato una polizza assicurativa. Noi abbiamo risistemato il campo, che anche è diventato un centro di aggregazione, perché nel pomeriggio, sia d'inverno e ora con le belle giornate ancora di più, ci sono tantissime persone che vanno a fare attività fisica, a passeggiare e anche quindi a parlare. Tra l'altro, qui in particolare il consigliere Palmiro Palamara, che si occupa dello sport, è riuscito si è impegnato per ricostituire la società, la polisportiva bovese, quindi contattando tantissime persone, e in 2 anni la bovese ha fatto il doppio salto di categoria, le squadre dove giocano tantissimi giocatori giovani di Bova Marina. Anche questo, diciamo, è un motivo di orgoglio. C'è stata una bella risposta per noi, sì, perché in un campionato di terza e quest'anno di seconda categoria al campo andavano 200 persone, ma anche la piscina, che anche lì bisognava solo metterla in funzione. L'amministrazione Squillace non ha fatto nulla. Poi, a seguito di eventi meteorologici avversi, il telo, diciamo, è stato divelto. Grazie anche a un contributo della provincia l'abbiamo risistemato, abbiamo dato in gestione, e anche lì una struttura che è una struttura che dà anche tanto lavoro, sì, è una struttura che funziona e anche dà qualche risposta occupazionale, perché ci sono 4-5 persone, alcune anche di Bova Marina, che lavorano.
Quindi rimanendo ormai nel tema dello sport, perché abbiamo parlato sia del campo, c'è da dire anche tra l'altro uno dei pochi campi sportivi della provincia che è a Norma Coria. Sì, tra l'altro dimenticavo proprio lunedì scorso, c'è stata una bellissima manifestazione con i ragazzi della scuola elementare dell'istituto comprensivo, quindi anche i ragazzi di Palizzi e di Condofuri. Veramente una bella cosa vedere. Abbiamo seguito con le nostre telecamere tutti quei bambini. In effetti era veramente molto bello rivedere i ragazzi all'interno comunque di un luogo pubblico che quindi appartiene a tutti. Quindi parlavamo dello stadio, della piscina comunale, anche lì struttura che avete intitolato ad una concittadina scomparsa, una giovane concittadina che era Maria Capuano, se non mi sbaglio. E poi c'è stata anche la riqualificazione dell'area della palestra comunale, praticamente del vecchio stadio, con il campetto di playground per gli allenamenti, la villetta attigua e attigua anche il Tempio della Musica che è stato appena inaugurato. Sì, il Tempio, noi diciamo che ecco, stiamo portando avanti una serie di progetti tesi alla riqualificazione urbana. Abbiamo riqualificato la villa comunale rifacendo un parco giochi per i bambini, anche diciamo garantendo la sicurezza. La prossima settimana ci sarà anche un abbellimento floreale, quindi ci sarà un addobbo floreale sempre sul corso Umberto I. Oltre la una nuova illuminazione, abbiamo realizzato delle aiuole e poi per quanto riguarda la zona dell'ex campo sportivo, anche lì c'è stata una riqualificazione e poi in particolare abbiamo realizzato il Tempio della Musica realizzato con fondi PISL. È una struttura veramente all'avanguardia, abbiamo già fatto qualche spettacolo. Il 19 ci sarà l'esibizione di Gigi Misefari e altri musicisti stiamo lavorando al bando per affidarlo in gestione, perché naturalmente il comune si riserverà ovviamente di utilizzarlo per le proprie iniziative, ma non ha le risorse umane e anche economiche per gestirlo. Cioè, dire che questa struttura ha uno studio di registrazione è un centro servizi teatrali e musicali, perché noi, come abbiamo detto anche quando si è trattato della piscina, non è che ci interessa tanto tagliare il nastro, ma renderle proprio vive le strutture. Quindi a brevissimo veramente faremo l'avviso per darlo in gestione. E quindi una serie di cantieri che ripartono in generale su tutto il paese. Abbiamo visto anche in questi due anni che molte delle strade pubbliche, che magari erano anche più di 30 anni che non venivano sistemate, con delle fosse incredibili, sono state completamente rifatte. Sì, so che ce ne sono anche tante altre. Sì, nel nostro programma era previsto un piano di manutenzione delle strade. Abbiamo iniziato l'anno scorso e lunedì, salvo imprevisti, perché abbiamo già stipulato il contratto, lunedì inizierà il rifacimento di altre strade. La nostra idea, il nostro obiettivo è quello di ogni anno impegnare 100.000 euro con fondi del bilancio comunale per le strade. Qui voglio dire anche un'altra cosa: noi non è vero che trascuriamo le periferie. Proprio alcuni giorni fa abbiamo completato alcuni interventi di illuminazione pubblica in alcune periferie, in alcune zone meno centrali, perché a me non piace usare il termine periferia. Perché Bova Marina è abbastanza compatto. In alcune zone meno centrali, tipo Contrada Lardicà, tipo Contrada Monoscalco, anche nella zona di Amigdalà abbiamo messo alcuni punti luce e anche qui continueremo a farlo. Per quanto riguarda le strade, qual è stata la scelta? Di iniziare
dalle strade più trafficate, che ovviamente sono quelle che si trovano al centro, come succede in ogni paese, in ogni città. Ma ripeto, noi il nostro obiettivo è quello di ogni anno, quindi 100.000 euro, 5 anni, e quindi partendo dalle strade centrali, ma che sono quelle più trafficate, poi di arrivare alle zone meno centrali. Quindi ci sono state per esempio alcune in cui è stato ripristinato il pavé originale, che era presente in pietra, bellissimo, coperto dall'asfalto, che era un grande peccato lasciarlo in quel modo lì. E poi l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi marciapiedi. Sì, anche lì stiamo rifacendo, in questo momento stiamo facendo i marciapiedi che dalla nazionale, diciamo, si spostano verso il via Trieste e via Tenente Pugliese. Anche qui il nostro obiettivo è quello di continuare nel tempo a risistemare i marciapiedi, e tra l'altro abbiamo sempre sulla riqualificazione urbana un progetto cofinanziato dalla provincia, dove prevediamo di realizzare una riqualificazione di via Trieste e di realizzare i marciapiedi sul corso Umberto I, però diciamo verso lato della ferrovia, verso nella zona che noi chiamiamo Marsuglia, dove effettivamente mancano. Quindi a breve dovremmo anche qui fare il bando di gara. E quindi, continuando a parlare di lavori pubblici, si sono sbloccati finalmente i lavori nel fronte mare, più che sul lungomare, che ovviamente ancora non è praticabile, perché ricordiamo, fu distrutto nel 2008, nel dicembre 2008 e poi nel marzo 2009 da delle fortissime mareggiate. Da lì si è atteso la realizzazione di queste barriere soffolte che andessero a far tornare l'arenile, ripristinarlo come era un tempo. Adesso si sta facendo, però sono passati 8 anni. Sì, e noi diciamo che abbiamo anche sbloccato una serie di opere che si erano impantanate. Abbiamo iniziato la riqualificazione di Capo San Giovanni, intervento cosiddetto sugli ecomostri, che era partito addirittura nel 2006. Quindi siamo riusciti a sbloccare, i lavori sono in corso, credo che, perché bisogna aspettare la fine, ma veramente verrà fatta una buona riqualificazione. Già nel frattempo tutti quei massi che erano lì da 20-30 anni sono stati interrati, quindi hanno una funzione di protezione, e però non si vedono quella che era un pugno veramente, che è il posto più suggestivo, più caratteristico di Bova Marina, era un pugno nell'occhio. E poi le barriere, noi anche qui colgo l'occasione per dare anche qualche informazione. Noi abbiamo ben presente che Bova Marina è un paese a vocazione turistica, un paese sul mare deve avere un lungomare, e noi ci stiamo muovendo, anche se forse non sembra, perché abbiamo visto che fare il lungomare lo possiamo fare bello, bellissimo, ma se non c'è una protezione, basta una mareggiata, non una mareggiata diciamo violenta, ma anche mareggiata normale, che fa danni. Siccome noi riteniamo che i soldi pubblici devono essere ben utilizzati e ben spesi, allora il nostro ragionamento è questo: prima bisogna realizzare la protezione a mare, successivamente intervenire sul lungomare. Abbiamo sbloccato questo lavoro in questi giorni, c'è il motopontone che sta completando la prima barriera, poi ovviamente ci sarà un periodo di fermo visto l'arrivo della stagione balneare, a settembre si realizzerà l'altra barriera. La regione Calabria ha previsto un altro intervento che va dal torrente d'Andrea fino al villaggio Pangallo, per intenderci, quindi avremo tutto, diciamo quasi tutto il litorale prospiciente il centro
messo in protezione. Abbiamo già realizzato noi anche, sempre all'altezza del villaggio Pangallo, una protezione a terra con una massicciata. Nel frattempo ci siamo mossi per reperire le risorse, perché poi per fare le cose con i fichi secchi, il matrimonio non si fanno con i fichi secchi. Anche perché c'è da dire che comunque Bova Marina esce da un dissesto finanziario, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento di 90.000 euro sul lungomare, soldi già in cassa, che abbiamo stipulato un contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. C'erano dei fondi non impegnati durante la gestione commissariale e abbiamo impegnato 66.000 euro, quindi sono 150.000 euro. E avevamo fatto anche un progetto per il rifacimento, diciamo, del marciapiede lato mare da Flachi fino al Gabbiano, per intenderci. A questi 150.000 euro si sono aggiunti 500.000 euro perché nel patto per la città metropolitana, ecco, Bova Marina ha un finanziamento di 500.000 euro. Per cui sul lungomare noi in 2 anni di finanziamento di amministrazione abbiamo reperito risorse per 650.000 euro. Per cui realizzate queste barriere, realizzata l'intervento della Regione Calabria, noi utilizzeremo questi 650.000 euro per il rifacimento del lungomare, che poi sul lungomare cosa va fatto? Va rifatto il marciapiede lato mare, l'illuminazione e un tratto di marciapiede sul lato, diciamo, lato monte, dove ci sono le abitazioni. Dove ci sono le abitazioni e poi in alcuni tratti il manto stradale. Quindi questi sono i primi interventi. Poi è chiaro, ci sarà l'abbellimento, panchine, alberi e tutto il resto, però anche qui ci stiamo muovendo e credo anche ottenendo dei risultati importanti. Come ad esempio i lavori che si sono appena conclusi nell'area della Rocca Bianca, dove l'alluvione di quest'inverno aveva fatto crollare parte della ferrovia, e lì c'è stata molta preoccupazione perché durante i lavori in corso so che molti cittadini si sono preoccupati del fatto che vedevano determinati massi. Sì, lì l'intervento l'ha fatto la ferrovia. Io qui voglio dire una cosa, che spesso, come dire, anche attraverso i social, uno strumento importantissimo di comunicazione, però spesso si creano allarmismi. Io apprezzo quei cittadini che, come dire, perché poi tutto non è che possiamo vedere, che avvisano gli uffici e l'amministrazione, però a volte non condivido, si creano facili allarmismi, si critica solo per criticare. Ovviamente oggi ci sono io, domani ci sarà un altro, però questo non aiuta il paese, perché noi su questa vicenda delle ferrovie avevamo il quadro ben chiaro, l'ufficio tecnico quasi tutti i giorni andava sul posto e faceva foto mattina e pomeriggio. Avevamo avvisato la ditta che se non avessero realizzato i lavori a regola d'arte ci sarebbe partita una denuncia penale. In effetti i lavori sono stati fatti e oggi anche coloro che avevano, ecco, insomma, e che erano allarmati hanno preso atto che i lavori sono stati, perché noi i lavori, cioè quello che succede sul territorio, stiamo attenti a quello che succede sul territorio, anzi invito i cittadini a avvisare se vedono cose che non vanno. Poi facciamo un salto in un altro capitolo, in un altro argomento, perché anche a livello lavorativo e sociale in questi 2 anni si sono mosse tante carte, diciamo così. Ci sono stati voucher che hanno consentito a tanti giovani comunque di
guadagnare qualcosa lavorando e facendo comunque un'opera per il bene, per il decoro del paese, e poi anche l'assistenza sociale nelle scuole, non solo, e anche tanti altri interventi. Sì, diciamo, il sociale per noi è un aspetto molto importante, perché credo che un'amministrazione non può pensare soltanto alle strade, che è giusto sistemarle, alla condotta fognaria e alla condotta idrica, anche se sono cose importanti. Intanto sul sociale abbiamo fatto tante cose, nonostante il nostro è un comune in dissesto, con quasi tutto l'abbiamo fatto con fondi nostri. Abbiamo ripristinato la mensa, oltre a dare un servizio, perché tanti genitori lavorano e non hanno la possibilità di lasciare il bambino ai nonni o ad uno zio, significa anche che posti di lavoro non si sono persi, perché c'era il rischio che appunto, no, il rischio concreto che senza la mensa ci sarebbe stata una perdita di posti di lavoro in termini di organico di insegnanti. Abbiamo istituito la Family Card, che è un piccolo aiuto alle famiglie numerose. Abbiamo utilizzato questo istituto dei voucher, che dove viene fatto ogni anno una graduatoria secondo alcuni criteri prestabiliti, quindi in modo assolutamente trasparente, e tant'è vero che hanno lavorato anche persone candidate in un'altra lista. Ma noi, diciamo, non, la campagna elettorale è finita il 26 maggio. Abbiamo per la prima volta, il comune ha previsto la figura degli assistenti educatori, che sono delle figure che a supporto dell'insegnante di sostegno, quindi i bambini che hanno un disagio, oltre ad avere l'insegnante di sostegno, hanno anche l'assistente educatore. L'abbiamo iniziato l'anno scorso, sta continuando quest'anno e continuerà ovviamente negli anni a venire. Inoltre da quest'anno c'è anche l'assistente sociale, e credo che siamo nell'area grecanica l'unico comune ad avere l'assistente sociale, e credo che siamo uno dei pochi comuni in tutta la provincia di Reggio Calabria. Questo lo dico non per, diciamo, a vanto dell'amministrazione comunale, ma credo che questo sia una cosa molto importante per Bova Marina, è una cosa che qualifica la nostra cittadinanza. E poi anche il fatto di aver, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, previsto questo servizio di spazzamento manuale che è stato affidato ad una cooperativa sociale, ripeto, a seguito di una procedura pubblica, e anche lì la cooperativa poi impiega i ragazzi di Bova Marina, e quindi un duplice, diciamo, beneficio: le strade pulite e questi ragazzi che ovviamente non risolvono il loro problema occupazionale, ma che per due mesi, per tre mesi lavorano, iniziano quindi anche a responsabilizzarsi e a entrare nel mondo del lavoro, sia pure per un periodo abbastanza provvisorio, e anche a guadagnare qualcosina. Diciamo che fa sempre bene, soprattutto sì, da noi al sud. Sì. Che e tra l'altro proprio quest'anno, per la prima volta, il comune di Bova Marina ha avuto, diciamo, finanziato il progetto sul servizio civile. Anche qui devo dire che il nostro comune non era neppure accreditato, perché senza l'accreditamento al sistema Helios non si può partecipare ai bandi. Noi l'anno scorso, nel 2014, non sapendo che il comune non era accreditato, avevamo predisposto anche un progetto, poi nel momento in cui siamo andati a presentarlo in via telematica non c'è stato possibile, per cui abbiamo fatto l'accreditamento, abbiamo partecipato al bando sul 2015,
E ripeto, il comune ha partecipato per la prima volta ed è stato finanziato. È un progetto che riguarda l'ambiente e le tematiche ambientali, il rispetto dell'ambiente, è prevista, diciamo, ci sono 4 posti come volontari. Approfitto per dire che la domanda, il bando, le modalità di presentazione della domanda sono tutte, possono essere consultate sul sito del comune. Il bando scade il 30 giugno. E quindi rimanendo sul tema dell'ambiente, perché abbiamo visto la bova marina di ieri e di oggi, adesso andiamo a vedere la bova marina di domani, quella che sta arrivando. So che i cittadini finalmente possono mettere nel cassetto dei ricordi brutti, però le estati con i cumuli di spazzatura per le strade, perché sta arrivando finalmente, a giorni sarà attivata la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Questa è una grande conquista soprattutto di civiltà. Sì, anche la raccolta differenziata era un obiettivo, possiamo dire ormai raggiunto in 2 anni. In questi giorni c'è stata la distribuzione, già l'anno scorso sul lungomare, poi in contrada Vene, contrada Vivo, avevamo avviato il sistema di raccolta differenziata porta a porta. In questi giorni c'è stata la distribuzione su tutto il territorio. Non so se il servizio partirà o il 20 giugno o il 27, si tratta un attimo, la ditta ci dirà in base a come si organizzerà, ma quindi proprio ormai siamo al rush finale. È una cosa molto importante, perché intanto non si vedranno più cumuli di spazzatura, e se verrà fatta, come credo verrà fatta, perché c'è stata una risposta che io veramente non neanche mi aspettavo. I primi giorni davanti al gazebo c'erano file di persone che aspettavano anche più di un'ora per ritirare i mastelli. Ci sono state distribuite circa 1800 utenze, tenendo conto che le utenze commerciali verranno fatte a domicilio, tenendo conto che ci sono molte utenze di persone non residenti, quindi quasi tutti i cittadini, possiamo dire, sono andati a ritirare i mastelli, quindi una risposta veramente molto, molto forte, molto positiva. Quindi magari diciamo un secondo a chi ci guarda, ci guardano anche online ed è residente fuori, cosa deve fare quando tornerà a Bova Marina? Niente, dovrà chiamare o recarsi in comune, ma è preferibile contattare l'ASED 0965 77 12 77, provvederanno alla consegna a domicilio dei mastelli. Tra l'altro dicevo che la raccolta differenziata ci consentirà di, ovviamente se verrà fatta per bene, ci consentirà di risparmiare sul costo del servizio e quindi di abbassare anche, di far pagare di meno ai cittadini la Tari, perché il servizio, diciamo, la Tari, il ruolo è strettamente collegato al servizio, bisogna coprire il 100% del servizio, per cui se il servizio costa 500.000 euro bisogna fare un ruolo per 500.000 euro, se il servizio costa 400.000 euro quindi noi dovremmo fare un ruolo di 400.000 euro e quindi ridurre il ruolo. Tant'è che il conto Furi, che è partita da qualche anno, c'è un risparmio di circa il 30%, che sono insomma soldini, soprattutto in questo periodo di crisi in cui le famiglie veramente fanno fatica ad arrivare a fine mese. Sull'ambiente c'è altro da dire, sull'efficientamento energetico sono stati realizzati una serie di interventi senza tutte, diciamo, con contributi a fondo perduto.
abbiamo partecipato al Poi Energia 2014 e al Poi Energia 2015 e abbiamo realizzato l'impianto fotovoltaico, l'impianto di climatizzazione alla scuola elementare, l'impianto fotovoltaico in comune, l'impianto fotovoltaico e la climatizzazione all'asilo. Siamo in attesa che anche quest'anno venga finanziato il Poi Energia per presentare altri progetti. E poi c'è la questione del depuratore. Esattamente. Per quanto riguarda il depuratore di San Pasquale, abbiamo da 2 anni e abbiamo affidato sempre a seguito di regolare procedura di gara ad una ditta che fa la manutenzione dell'impianto del depuratore di San Pasquale. Nel corso di questi 2 anni ci sono state una serie di controlli da parte degli organi preposti appunto al controllo e hanno potuto constatare che il depuratore è perfettamente funzionante. Per quanto riguarda il depuratore che deve servire il paese, abbiamo ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento importante, una somma anche cospicua, 4.200.000 euro. Abbiamo fatto un accordo con l'Università di Reggio Calabria, il Dipartimento di ICEAM. Entro luglio verrà consegnato al Comune lo studio di fattibilità, si sta lavorando, subito dopo procederemo a fare la gara per la progettazione e poi per la realizzazione dell'impianto. Anche quindi diciamo, come per usare un termine, è un work in progress. Anche perché, soffermandoci un secondo sempre sul tema depuratore, va fatto un quadro un pochino più ampio, perché il depuratore era sotto sequestro, sì, e oltretutto è molto vecchio, sì, con delle parti che sono state, sì, no, danneggiate, no, rubate, danneggiate. Quindi è oltretutto, no, piccolo e non serviva. No, tra l'altro noi anche l'anno scorso abbiamo aderito ad un bando della Regione Calabria, abbiamo ottenuto 44.000 euro per l'efficientamento degli impianti di sollevamento, quindi che c'è anche qui una manutenzione costante degli impianti e tra l'altro, oltre ad avere per il terzo anno ottenuto ottenuto la bandiera verde, quindi spiaggia a misura di bambino, proprio ieri è stato assegnato da Legambiente le 3 vele. È vero che il massimo, perché dobbiamo dire le cose come stanno, è 5 vele che l'ha ottenuto solo Roccella, e facciamo i complimenti a Roccella che è un esempio su questo settore da seguire, però ecco, le 3 vele è anche un risultato importante. Questa è un buon conferma, rispetto al passato, questo, un ottimo obiettivo. Questa conferma che il mare è di Bova. Non è un mare inquinato, ma è un mare dove si può fare tranquillamente il bagno, anche perché questo risultato ci è stato assegnato da Legambiente, che è un'associazione indipendente e molto sensibile alle tematiche ambientali. Sicuramente non, quindi, le manda a dire. Organo, un'associazione, organo o terzo, è assolutamente imparziale. Sì, che non le manda a dire quando, soprattutto in queste tematiche. Esattamente. Quindi parlando di mare, c'è in arrivo il nuovo piano spiagge, anche lì, per usare un termine che suona con le spiagge, insabbiato negli anni passati, che attende da tanto di essere, sì, approvato e realizzato. Il piano spiaggia, siamo anche qui, stiamo lavorando, c'è stata tra virgolette una perdita di tempo dovuta al fatto che nel demanio c'era una giungla. Quindi abbiamo dovuto con l'ufficio andare a rivedere situazioni di 10 anni, concessioni rinnovate ma non erano stati riscossi i canoni e tutta un'altra serie di situazioni. Quindi anche qui, quindi c'è stato questo lavoro che è comunque stato ormai completato e credo nel giro di qualche mese sarà oggetto di discussione in consiglio comunale. Il piano spiaggia è uno strumento fondamentale
perché ci sia uno sviluppo lungo il demanio. Tra l'altro noi abbiamo avviato e in alcuni casi già adottato le provvedimenti di decadenza nei confronti di coloro che avevano una concessione per finalità turistico-ricreative, ma che da anni non la utilizzavano. Non perché ce l'abbiamo con queste persone, non per una questione di ripicca, ma perché se non vengono utilizzate, in questo modo verrà data la possibilità ad altri di chiedere quelle concessioni per fare un qualcosa sul lungomare, perché oltre al rifacimento del lungomare, un paese è Bova Marina durante l'estate, perché ci sia anche un certo, diciamo, movimento in termini turistici, deve offrire anche una serie di attrazioni, anche di attività. Noi sul lungomare, cioè non sul lungomare, sulla spiaggia, non c'è neanche un chiosco per cui un bagnante può andare a prendere un gelato o una bottiglia d'acqua. Quindi abbiamo anche avviato questa procedura, ripeto, perché credo che ci debba essere anche uno sviluppo sul demanio. E quindi sempre in tema vacanze, è tutto collegato da un filo, la bandiera verde, è stato inaugurato qualche giorno fa con la Fondazione Marino una casa vacanze in un bene confiscato. C'è da dire che tra le tante ricordiamo che Bova Marina è bandiera verde perché soprattutto i bambini più piccoli con delle patologie respiratorie particolari solamente giocando semplicemente sull'arenile di Bova Marina possono avere dei giovamenti molto importanti per la propria salute, e quindi da qui l'idea in questo bene confiscato con la Fondazione Marino della realizzazione di questa casa vacanza. Sì, un altro tema sul quale noi siamo molto impegnati è quello dei beni confiscati. Abbiamo avuto in assegnazione questo bene l'anno scorso, abbiamo fatto un avviso pubblico, la migliore proposta progettuale valutata da una commissione composta non dagli amministratori ma dai funzionari del comune è stata questa presentata dalla Fondazione Marino Ollus per l'autismo. Pochi giorni fa, l'altro ieri, c'è stata l'inaugurazione di questa casa vacanza ed è una cosa veramente di cui personalmente vado orgoglioso, un bene che è appartenuto alla criminalità organizzata, è stato riutilizzato per finalità sociali e per, diciamo, suffriranno persone, diciamo, soggetti deboli, quindi veramente una cosa di cui vado orgoglioso. Naturalmente questo è il primo bene che il comune, quindi anche qui è un altro, diciamo, primato. Ce ne sono anche altri. Sì, che è il primo, per la prima volta il comune di Bova Marina, ce ne sono altri. C'è un altro appartamento in via dei Salesiani e qui anche qui abbiamo già fatto l'avviso pubblico, sono pervenute due domande, la commissione dovrà ora valutarle. 20 giorni fa l'agenzia ci ha assegnato altri 6.000 appartamentini sul lungomare, e ci tengo a dire che questi beni siamo stati, diciamo, è stata l'amministrazione stessa a sollecitare l'agenzia, quindi a chiedere, quindi non l'agenzia che chiede al comune se è interessato, ma il comune che dice all'agenzia: guarda, so che ci sono questi beni, vedi che li voglio acquisire. E staremo anche, siamo in attesa dell'assegnazione di un altro immobile, che è un locale commerciale di 600 metri quadrati, lì, ecco, lo dico, non so se riusciremo a realizzarlo, l'idea è quella, o almeno una delle idee è quella di realizzare una scuola di arte e mestieri. Non è facile, però l'obiettivo è questo, quindi dare la possibilità ai giovani attraverso corsi di formazione di andare ad imparare un mestiere. Altro, mi ricollego sempre ai beni confiscati per andare a toccare un altro argomento che è un tasto dolente per Bova Marina, che è quello del purtroppo mai realizzato centro AISM.
e c'è stato tempo fa un consiglio comunale molto lungo che abbiamo anche ripreso con le nostre telecamere e se ne è parlato veramente tanto, ma adesso qual è la situazione? Cosa se ne farà, cosa succederà nei prossimi anni? Il centro AISM è una vicenda che parte dal 94, vorremmo esattamente. Il consiglio comunale, con il voto contrario di un solo consigliere, ha dato indirizzo alla giunta, all'amministrazione, per avviare le procedure per la revoca, per la rescissione del contratto di comodato con AISM. La giunta ha dato incarico ad un avvocato. Nel frattempo c'è stato un patto nuovo che attraverso la regione c'è stata una riunione in comune, quindi regione AISM, una riunione che si è tenuta il 5 aprile scorso. Alla fine si è deciso, si è concordato di fare una perizia congiunta, quindi tecnici di fiducia di AISM, tecnici di fiducia del comune, una relazione congiunta per stabilire in linea di massima, quindi uno studio di massima per andare a vedere i lavori necessari per magari anche lotti funzionali per realizzare quindi il centro e ovviamente anche i costi. Questa perizia già c'è stato un primo sopralluogo da parte dei tecnici. Quindi fatta questa perizia ci sarà un nuovo incontro e lì si stabilirà, o meglio AISM dovrà dire, perché noi siamo stati chiari così la regione, che noi non mettiamo fondi e neanche la regione, AISM dovrà dire se intende finanziare l'opera o meno. Io ho già detto ad AISM, se non intendete finanziare quindi l'opera, realizzarla anche in lotti funzionali, anziché andare in un contenzioso lungo, restituiteci l'immobile e poi saranno i cittadini di Bova Marina a stabilire cosa fare di quell'immobile. Al volo, in due minuti, altri progetti per la città nei prossimi 3 anni e anche dopo, direi, a lungo termine in questo senso? I progetti sono tanti, intanto il depuratore. La strada Bova Marina Bova è in corso la progettazione, credo entro luglio approveremo il progetto definitivo ed esecutivo, anche lì un intervento importante, 2,5 milioni di euro. Il piano strutturale, lunedì i tecnici mi hanno già avvisato, ci consegneranno il documento preliminare, anche lì in 5 anni non era stato fatto niente, in 2 anni siamo arrivati all'approvazione del documento preliminare, che è poi il penultimo passaggio per poi arrivare all'approvazione. E il piano strutturale è importante perché riguarda, diciamo, lo sviluppo del territorio non solo in termini urbanistici del paese, quindi anche lo sviluppo che si vuole dare alla nostra cittadina. In lungomare ne abbiamo parlato e quindi il programma è quello di continuare in questa azione di riqualificazione del nostro comune, e poi a breve partirà anche la programmazione comunitaria 2014-2020, quindi partecipare a tutti questi bandi che ci saranno per reperire ulteriori finanziamenti. Tra l'altro noi siamo nella terza annualità, la Regione Calabria l'anno scorso ha fatto un bando sull'edilizia scolastica, noi siamo nella terza annualità 2017, quindi un finanziamento di 700.000 euro sulla scuola Corrado Albaro. Io voglio dire 2 cose in ultimo. La prima è che molto spesso le amministrazioni ottenevano finanziamenti ma poi non riuscivano a realizzare. Noi già molte cose abbiamo ottenuto i finanziamenti e i lavori sono stati già completati, quindi questa è una cosa che voglio dire. E poi devo un'altra cosa che voglio dire, che è giusto dire, che
c'è un lavoro di collaborazione, ma nella, diciamo, nel rispetto dei ruoli, con anche la minoranza, che non si è comportata mai da opposizione, ma da minoranza costruttiva. Sono rari i casi in cui in Consiglio c'è stato un voto contrario, questo non perché c'è un inciucio, ma perché spesso c'è un confronto, una discussione e anche una condivisione dei problemi. Quindi di questo voglio dare atto a tutto il Consiglio Comunale e in particolare alla minoranza. Quindi aggiungiamo una terza cosa, perché arriva l'estate, ci saranno tanti eventi, ci saranno tante attività, magari diciamo anche ai cittadini, visto che arrivando la stagione estiva iniziano i primi ombrelloni, magari qualcuno inizia con le prime baracche a mare. Andiamo, no, diciamo baracche che non ce ne sono, solo gazebbi. Esattamente, che non se ne possono fare, no. Ogni anno c'è già l'installazione e poi... Baracche non esistono, i gazebbi alla fine, insomma... Stanno. Come dire, ci stanno, quindi non, ma baracche non assolutissimamente. Quindi... E poi dicevamo, quindi arrivando alla stagione estiva, magari diamo qualche consiglio su come viverla ai cittadini di Bova Marina e qualche informazione. Ma io intanto invito tutte le persone, i turisti, a venire a Bova Marina, perché è un paese veramente in forte crescita, ma già... Ora questo non lo voglio legare all'amministrazione, ma già il 2014, ma anche l'anno scorso c'è stato un boom di presenze ad agosto, ma anche a luglio, persone che hanno, diciamo, le case, che affittano le case durante il periodo estivo, mi hanno detto, più di una, che era da anni che a luglio non affittavano le abitazioni. L'invito a venire a Bova Marina, perché come detto il mare è certificato da Lega Ambiente, abbiamo ottenuto queste tre vele, la spiaggia a misura di bambino, tra l'altro anche grazie ad un contributo della Regione Calabria, ma è chiaro che la Regione Calabria non dà i contributi all'amministrazione Crupi perché può avere un buon rapporto con l'onorevole Tizio, con l'onorevole Craio, li dà a quei comuni che come dire, sono presenti, che settimanalmente vanno in regione, presentano le richieste, quindi abbiamo avuto un contributo di 10.000 euro per la pulizia delle spiagge, pulizia che sta da qualche settimana, quindi la spiaggia è pulitissima, tra l'altro anche attraverso, attraverso questo contributo abbiamo avuto la possibilità di far lavorare qualche ragazzo, qualche giovane del paese. La prossima settimana faremo le passerelle, quindi anche per le persone anziane, per le persone che hanno qualche difficoltà a raggiungere diciamo la battigia, quindi la prossima settimana faremo queste passerelle, quindi diciamo la spiaggia pulita, spiaggia a misura di bambino, e poi ci saranno una serie di eventi tra luglio e agosto, ma anche a giugno faremo alcune iniziative, quindi un periodo di vacanza, insomma, tranquillo, sereno, ma anche con tante cose da poter fare, anche perché a Bova Marina ci sono tante cose da vedere, il parco archeologico, il museo della civiltà contadina a Capo San Giovanni, e poi anche la possibilità, diciamo, Bova che è centrale, di andare a vedere anche tutte le altre bellezze culturali, naturali e enogastronomiche dell'area grecanica, quindi Palizzi, Bova, Pentirattro, il castello della Mendolea. E quindi, signor... Non voglio dimenticare gli altri comuni, anche San Lorenzo, dove c'era la casa di padre Staiti, anche Cadanoso, Staiti, sì, Brancaleone stesso. Brancaleone stesso, certo. E i comuni sono tanti, la meccanica è grande, è bella, e speriamo bene. Noi, sindaco, sicuramente ci rimandiamo a tra qualche mese
in cui ci incontreremo di nuovo, se lei è d'accordo, ovviamente, ci confrontiamo sul lavoro in corso. Grazie. Va bene. Certamente. E allora grazie a lei per essere stato qui. Grazie a voi. Saluto ai telespettatori. Esattamente, ha già fatto gli onori di casa, quindi non mi resta che ringraziare e dare appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora. Con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua.